il tempo si ferma, per un attimo si ferma, per un attimo l'unica sensazione, l'unico ideale è quello di riuscire a colpire il toro. La prima domenica dopo il Ferragosto si svolge a Città della Pieve, suggestiva cittadina umbra, lo spettacolare palio dei terzieri. I terzieri sono le parti in cui era suddivisa la città in epoca medioevale e che corrispondevano alle tre classi sociali del tempo, cavalieri, pedoni e borghesi. Ogni parte o terziere ha ancora oggi i propri vessilli e i propri colori che lo contraddistinguono. La gara è preceduta da un corteo storico che percorre le antiche e pittoresche vie del centro con carri allegorici e oltre 800 figuranti. Il terziere casalino interpreta i contadini che andavano in guerra a piedi. Il terziere borgo dentro gli abili commercianti e i borghesi. E infine il terziere castello che simboleggia la classe dei nobili. Notabili, dame, popolani e cavalieri indossano preziosi costumi d'epoca. Sono tutti ripresi dai quadri che sono qui a Città della Pieve del Perugino. Pietro Vannucci, detto il Perugino, grande figlio della città, è considerato uno dei più importanti pittori italiani del XV secolo. Migliaia sono i visitatori che ogni Città della Pieve per assistere alla suggestiva sfilata. Gli stupendi costumi fatti di preziosi broccati e rari velluti sono copie fedeli degli abiti indossati dai personaggi rappresentati nella pittura rinascimentale. Le precise riproduzioni di macchine da guerra del Rinascimento sono state realizzate con grande cura dai mastri artigiani dell'antico borgo umbro che si sono ispirati ai disegni di Leonardo da Vinci. Anticamente a Città della Pieve si teneva la caccia del toro, una sorta di arcaica corrida con il toro chianino. Il palio è una rievocazione che si ispira a questa tradizione secolare. Prima del palio vero e proprio, le tre parti della città danno vita ad una curiosa ed estemporanea battaglia della farina. Ma è al campo degli giochi, in una gara di tiro con l'arco su sagome di toro girevoli, che i tre terzieri si contenderanno il palio nell'entusiasmo collettivo.